Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. In questo video andremo a fare i numeri della leggendaria Ford Mustang Shelby GT500 del 1967, dal numero 14 al numero 18. Eccoli qua. Andiamo a vedere subito i pezzi del numero 14. Praticamente dobbiamo montare tutta la portiera destra. Già la portiera sinistra l'abbiamo fatta, eccola qua. Non vi farò vedere tutti i particolari, ma vi farò vedere il numero finito. Questa è la portiera sinistra, guardate che spettacolo. Andremo a fare la portiera destra. Eccola qua la portiera destra, molto grande. E ci andranno tutti i particolari. Maniglia, specchietto, pulsante, meccanismo, eccetera. Quindi ci vediamo dopo alla fine del montaggio. Eccola qua, abbiamo montato la maniglia, il pulsante di apertura, la serratura, lo specchietto e il meccanismo di apertura e chiusura. Quindi passiamo avanti nel numero 15. Andiamo a vedere i pezzi molto velocemente. Abbiamo il pannello della portiera destra in plastica molto dura, fatto molto bene, eccolo qua, con tutti i particolari. Abbiamo il bracciolo, la leva di apertura, la modonatura interna. Quindi ci vediamo dopo alla fine di questo semplice montaggio. Eccola qua, montaggio ottimato, modonatura, leva di apertura, bracciolo interno, molto semplice. Questo è il pannello interno della portiera, quindi mettiamolo da parte per adesso. Prendiamo il numero 16, andiamo a vedere molto velocemente i pezzi. Allora, deflettore di destra con parti cromate. Il finestrino di destra, sempre con parti cromate. E questo è la guida interna del finestrino. E infine la guarnizione del finestrino. Quindi ci vediamo dopo alla fine del montaggio di questi pezzi nella portiera. Ecco qua, praticamente in questo numero ho montato la guarnizione del finestrino e il deflettore del finestrino destro. Quindi lo mettiamo da parte e andiamo al numero 17. Andiamo a vedere i pezzi. Allora, il finestrino intanto quello è messo da parte. Ora qua abbiamo il sistema alza cristalli della portiera destra, quindi tutti gli ingranaggi e tutti i pezzi. Quindi ci vediamo dopo alla fine del montaggio, che è molto complesso. Ecco qua come si presenta il sistema di apertura e chiusura del finestrino, cioè dell'alza cristalli della portiera destra. Qua ho messo un po' di grasso più o meno dappertutto negli ingranaggi, adesso è giù anche all'interno di questa scatolina. Quindi per questo numero abbiamo finito, andiamo all'ultimo numero, che è il numero 18. Andiamo a vedere cosa c'è da fare in questo numero. Abbiamo i dettagli interni della portiera destra, in più la manovella del finestrino. Quindi ci vediamo dopo alla fine del montaggio. Eccolo qua. Ecco qua il risultato finale della portiera destra. Abbiamo montato la manovella alza cristalli che funziona correttamente, vedete qua. Altri dettagli, questo si chiama il rivestimento superiore del pannello, molto bello, cromato. Questo abbiamo detto che è il rivestimento inferiore del pannello, la maniglia, modanatura, finestrini, e qua abbiamo anche il supporto per l'apertura e la chiusura, deflettore destro. E lo specchietto retrovisore destro, eccolo qua, maniglia,
pulsante e serratura. Quindi direi che ho concluso il video. Qua c'è l'altra portiera, eccola qua. E ci vediamo dopo e faccio vedere anche gli altri pezzi che fino adesso ho montato. Eccoli qua, questi sono tutti i pezzi che ho montato fino al numero 18. Abbiamo le due ruote montate perfettamente, il muso davanti con la targa montato perfettamente e il fare antinebbia, il motore molto bello, copre le mans, molto pesante, e il sedile anteriore sinistro bello anch'esso. In più le due portiere quasi complete, se non sbaglio questa è quella destra, ci manca solo un particolare. Ah, qua non c'è, quindi direi che anche questa è conclusa. Qua abbiamo solo il particolare di questo pomello regolabile, ma che non troviamo nella portiera destra. Quindi direi che per questo video è tutto, grazie per la visione, a presto, ciao!